Lo slow tour per le regge gonzaghesche nella provincia di Mantova comincia qua, a due passi da casa mia, dentro la pancia di una balena che però nuota nel cielo, una mongolfiera da cui riprendere Mantova dall'alto. Da qua si vede la città com'è fatta, laggiù è la parte centrale, la parte monumentale. Il castello di San Giorgio e il palazzo ducale, il centro del potere, e attorno si è sviluppata la città. Volare in mongolfiere è una meraviglia. È una cosa stupenda. Questa grande bolla d'aria calda che ci porta a spasso, no? E che decide dove andremo, cosa faremo oggi. È questa la meraviglia, la magia, no? Di questo volo. Eccoli qua, i laghi. Questo è il lago inferiore, di mezzo il lago superiore. Quelle chiazze verdi sono i fiori di loto che ci sono solo qui, oltre che in Giappone. Patrizio, vogliamo atterrare qua, guarda questo prato di fronte a noi. Cioè, noi vogliamo atterrare prima o poi, anche se è stato molto bello. Adesso vedi tu, l'atterraggio penso che sia il momento più delicato. Volare in mongolfiera è il modo più slow che ci sia. Adesso però facciamo anche l'atterraggio slow, eh? Assolutamente. Se no non è coerente. No, lo dico da un punto di vista proprio ideologico, non sportivo. Pronti per l'atterraggio? No, ma dai! Ma è una meraviglia! Beh, ma tutta la preoccupazione che avevo, allora è inutile. Beh, ferma però, eh? Ecco, bravo. Siamo anche atterrati senza rovinare più di tanto l'erba medica qua del contadino, che sicuramente, come dire, saprà accoglierci. Giuseppe Verdi. Adesso ho un momento di defaillance, anche se non riprendi. Lo slow tour continua in bicicletta.